Fratelli Rossoneri, finalmente dopo che me l'avete chiesto in migliaia di persone, no, non è vero, vi darò il mio voto a questo calciomercato. Ma prima non dimenticate di seguirmi su Vitraimovic e di seguire AC Milan Inside per non perdervi neanche una news. Facciamola molto brevemente. Il mio voto è 6,5 e vi spiego anche perché. Sotto il punto di vista degli acquisti ci siamo. Abbiamo preso dei profili interessanti. Profili che servivano soprattutto, lo dicevamo dall'anno scorso. Manca qualcosa secondo me, soprattutto manca un vice Fofana e un vice Theo, anche se io sono molto pro al fatto che lo faccia Jimenez e Bartesaghi. Quindi, raga, sotto il punto di vista degli acquisti abbiamo fatto un bel mercato, ok? Soprattutto spiccano Pavlovic e Fofana, che secondo me sono stati i colpi più azzeccati e più intelligenti. Li abbiamo fatti molto in ritardo. Diciamo anche questo, ed è arrivato molto in ritardo la seconda punta, ma tutto sommato ci siamo. Cambia il discorso, ragazzi, parlando delle cessioni, che sono state completamente disorganizzate e senza programmazione. Abbiamo venduto gli unici profili che avevano un minimo di mercato e li abbiamo svenduti. Banalmente parliamo di Simic, 3 milioni, ragazzi, imbarazzante, imbarazzante. Parliamo di Pierre Kalulu, che era un giocatore utile alla causa, che poteva ricoprire più ruoli, ti poteva anche risparmiare 15 milioni di Emerson Royal, perché poteva fare benissimo il terzino destro al posto di Calabria. E se erano interessate l'Atalanta e la Juventus, ragazzi, io due mandine me le farei. Ok? Manca un vice Fofana, come abbiamo detto prima. Abbiamo venduto Adli e Pobega, benissimo. Adli a me spiace, però va bene. Rimane il fatto che qua non c'è nessuno a sostituire Fofana. Ok, abbiamo venduto Salma Kers, ragazzi, imbarazzante, imbarazzante, perché qua in sta squadra manca equilibrio e tu dai via l'unico equilibratore che hai in rosa. Tra l'altro ha una diretta concorrente per i posti in Champions, perché io non credo che potremmo competere per vincere lo scudetto attualmente. Per prendere un attaccante che dovrebbe sostituire Morata, che già a livello fisico è un po' così così, ne vai a prendere uno che a livello fisico è ancora peggio. Perché si fa sempre male. Quindi, raga, le cessioni malissimo. Malissimo, secondo me. E questo abbassa tantissimo il voto. Perché se il voto alle entrate, scusate, poteva essere 7,5, io a dare 6,5 sto anche esagerando. Io potevo dare anche molto meno. Perché le cessioni, ragazzi, sono state completamente confusionarie. Ma fondamentalmente, come tutto il mercato, raga. Secondo me si era programmato un certo tipo di mercato e se ne è fatto un altro. Non tanto a livello di caratteristiche dei giocatori, ma di giocatori stessi. Perché io sono contentissimo di Morata, ma si sapeva che si voleva prendere Zirkzee e non si è preso per qualche dettaglio. Va bene, io sono contentissimo di Morata. Ok, non credevo che si fosse programmato di prendere il mediano, il terzino destro e l'attaccante nelle ultime settimane di calciomercato. Anche lì, quindi, un punto a sfavore. E soprattutto, ragazzi, il tuo mister ha detto Salma Kers è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero e tu glielo dai via. E non ci crederò mai che hai chiesto la cessione, raga, perché Salma Kers non voleva andare via. L'hai dato via e basta. Quindi, raga, voto complessivo a calciomercato 6/6,5 e sono pure troppo generoso. D'altro canto, ragazzi, adesso finalmente inizia calcio giocato e basta, senza mercato. Vediamo un po' come andremo. Vediamo un po' cosa farà questa squadra. Vediamo se si risolveranno tutte le questioni interne allo spogliatoio di cui ho parlato nel video precedente.